Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come ai vecchi tempi, con copione, anche se non mi sto riprendendo in faccia. Fatemi sapere un po' come vi sembra questa nuova modalità. Comunque sia, oggi parliamo di un rapper fortissimo e soprattutto giovanissimo, firmato la 1017, l'etichetta di Gucci Mane, che però, ahimè, si è fatto arrestare il 9 giugno del 2021 ed ora finalmente abbiamo un po' un'idea un po' più chiara di quello che gli spetterà scontare. Quindi oggi voglio introdurvi Pusha T. E per darvi un'idea di come e dove abbia vissuto e anche cosa lo abbia portato a fare certe azioni. Lui nasce come Lontrell Williams a novembre del 99 a Memphis, una città in cui il murder rate, il tasso di omicidi, continua a salire ormai da anni ed in generale è considerato uno dei luoghi più pericolosi di tutta l'America. Ed è tanto pericolosa la sua città quanto è pericoloso il suo hood, alla fine la sua zona, ossia i Cane Creek Apartments, conosciuto come uno dei posti peggiori e più pericolosi di tutta Memphis, spesso definito vero e proprio war zone dai telegiornali stessi. Parlando della sua vita, ovviamente, sia criminale che artistica, tutto è partito dai suoi genitori. Il suo nome, infatti, proviene proprio da Mr. Pooh, come Winnie the Pooh, come lo chiamava sua mamma. E l'altra parte, Shiesty, in inglese, si può tradurre come una persona sconsiderata, imprudente, che non si interessa degli altri o delle conseguenze delle sue azioni. E diciamo che questa definizione rispecchia tantissimo il carattere di Pooh. Infatti, lui ha sempre avuto problemi a scuola, nonostante poi sia effettivamente riuscito a finirla. E chiaramente il fatto che ci fosse una famiglia gangster alle sue spalle sicuramente non ha aiutato. Infatti, il padre fu il fondatore della Mob Ties, una record label basata proprio a Memphis, in cui rappava anche lui con lo pseudonimo di Mob Boss. Faceva movimenti con gli artisti della sua zona, in particolare il caso di Michelonious, un MC che venne incarcerato per omicidio dopo che, a seguito di vari beef in città, scoppiò una sparatoria fra gang fuori da un locale, in cui anche il padre di Pooh era coinvolto e quindi venne costretto alla libertà vigilata. Questo fatto però non fermò i giri, in particolare in una trap house, sorvegliato ormai da tempo sia dal padre di Pooh chiaramente, che però dai federali che hanno tenuto tutto sott'occhio e dopo poco tempo hanno deciso di fare un blitz in cui appunto venne trovata erba, cocaina e 10.000 euro in contanti, riuscendo proprio ad incastrare il papà di Pooh, che in pochissimo tempo si è ritrovato in cucina circondato appunto dai federali. E quindi il papà di Lontrell è stato per lungo tempo in carcere e Shiesty è cresciuto senza forme di controllo, facendosi conoscere a scuola fin da subito e soprattutto fondando la Choppa Gang, un gruppo di ragazzi che facevano freestyle immensa durante il pranzo oppure per strada, postando anche qualcosa online. Ovviamente trovate tutto ancora adesso su YouTube, le prime pubblicazioni sono di solo qualche anno fa, stiamo parlando di fine 2018 circa. Però, come spesso succede, in questo gruppo Choppa Gang non c'erano solo rapper ed artisti, ma veri e propri goons. Un amico molto vicino a Shiesty, ad esempio, perse la vita, Trey Day, spesso viene nominato nelle canzoni. E Shiesty, prima di essere membro della Choppa Gang, era conosciuto in zona fin da ragazzino, quando aveva 11 anni, per essere stato costretto al juvie, al carcere minorile, per ben 4 mesi. Era conosciutissima questa foto di Shiesty abbracciato a una ragazza con l'ankle monitor alla caviglia, quando era proprio veramente ancora un ragazzino. Fu così che, da questo ed altri problemi, a 17 anni, verrà ricollocato in Texas, città in cui dovrà stare per un annetto, con la madre, per poi tornare appunto a Memphis, finendo la scuola, riuscendo a diplomarsi, e riunendosi con la sua gang, soprattutto continuando a fare un sacco di soldi ed investendoli tutto questa volta per sessioni in studio. Fu così che iniziarono a pubblicare tracce in gruppo sotto i nomi di Pusha T, Big 30 o Choppa T ed Anglisi delle ragazze della Choppa Gang, tutti i nomi che dopo pochissimo tempo hanno iniziato a prendere piede per tutti i sobborghi di Memphis. Infatti, proprio dal canale Choppa Gang Entertainment tutto è iniziato, quando nel 2018 uscì Wack Ass Beach in particolare, che diventò un vero e proprio anthem per le strade di Memphis. Ed è quello che ha fatto da tramite per tutti i sobborghi di Memphis. Quegli anni. Quindi, per farvi inquadrare meglio questa Choppa Gang con i suoi goons più che i rapper, recentemente girava fra le varie pagine Instagram e Twitter la foto di White Grape, un ragazzo bianco, ex membro della Choppa Gang, attualmente in carcere, fra l'altro con accuse di omicidio, è stato rifiutato dalla sua vecchia gang, che in questa foto era in condizioni veramente pietose, pieno di lividi in faccia, probabilmente subito dopo l'iniziazione. E fra l'altro, proprio in questa foto, accanto a lui c'è Choppa Gang Hank, un altro ragazzo, anche lui in carcere, per aver sparato ad un'altra persona, immobilizzandola. E ad esempio, sempre rimanendo in Choppa Gang, lo stesso socio di Pooh, Big 30, anche lui conosciutissimo, aveva addirittura firmato un contratto un anno prima di Shiesty. Pensate che anche lui è stato arrestato per spaccio in Alabama. E quindi Lontrell è indubbiamente riuscito a crescere portando avanti una sua realtà musicale, venendo comunque dal basso.
dai tempi di Main Slime, un mixtape con attualmente milioni di visualizzazioni, che però fece sostanzialmente arrivare questa musica dall'oud alle orecchie dei più grandi, e chi lo ha preso subito senza pensarci un attimo sotto la sua ala è stato Gucci Mane. Pensate che leggenda narra che la prima persona con cui Pooh decise di condividere questa notizia fu suo padre, uscito da poco dal carcere, perché ovviamente cofirmare con un grande artista di Atlanta come Gucci è praticamente una garanzia di riuscire a portare la propria musica a un altro livello. Nonostante questo, in realtà purtroppo non bastò per fermare Pooh dalla sua passione per la strada e per i soldi sporchi. In particolare, ovviamente, nella sua carriera il tassello fondamentale fu il featuring con Lil Durk. Si dice che Pooh l'abbia scritta in 5 minuti e, nonostante possa sembrare una canzone piuttosto classica, magari che sfugge anche all'attenzione degli ascoltatori meno attenti, questa canzone parla di storie vere. Infatti Pooh faceva riferimento a una volta in cui andò con dei soci della Choppa Gang in casa di un op a rubare delle armi. Spiegò il tutto anche su Genius, dicendo di non voler andare mascherato e di voler far vedere la sua faccia agli ops, che ovviamente non la presero per niente bene, dicendo che in realtà questa di Pooh è stata solo una ragazzata fatta male in cui sono riusciti giusto a rubare un paio d'armi, ma niente di più. E soprattutto arrivò un remix di Back in Blood fatto proprio dalla gang rivale storica della Choppa Gang, ossia degli EBG, che però claimano, dicono CGK, ossia Choppa Gang Killers, quindi tutti quelli che uccidono la Choppa Gang, praticamente si definiscono rivali della Choppa Gang. E prima di questo remix di Back in Blood, pensate che E-Gizzle, l'autore di questa diss track, non faceva neanche il rapper, ma comunque ha fatto milioni di ascolti, decidendo poi di rilasciare un'altra traccia, ossia Rumors, che ebbe giusto il tempo di far uscire prima di essere assalito, prendendosi 3 pallottoli in un braccio. Pensate che Pooh ed E-Gizzle andavano a scuola assieme, infatti in generale tutti questi beef sono un po' nati dalle scuole, eccetera. E Memphis, in particolare, è una città in cui la frammentazione delle gang, ossia il fatto che si siano creati negli anni dei stati sempre più piccoli ed indipendenti di gang che fanno guerra fra loro, in questa città è proprio palese. E le storie infatti potrebbero andare avanti, il beef è stato piuttosto acceso, però tutto ovviamente si è rallentato dopo l'arresto di Pooh. E pensate che Pooh ha proprio firmato con Gucci mentre era in arresto per una sparatoria in Florida. Era gennaio del 2021 quando Pooh venne arrestato, perché dalle videocamere di sorveglianza viene ripresa una scena del 10 settembre 2020 in cui si vede Pooh arrivare in un parcheggio con la sua McLaren noleggiata subito prima di commettere quella che verrà definita dalle autorità una rapina. Infatti verrà inizialmente accusato di rapina a mano armata, aggressione aggravata e furto, e secondo i fogli rilasciati poi più recentemente, Pooh si sarebbe sentito con i venditori per accordarsi su dove incontrarsi perché potesse comprare scarpe e dell'erba. Non si sa poi bene cosa sia successo in realtà, ma nelle riprese si vede un soggetto a volto coperto, che Pooh dovrà ammettere di essere lui, che tira fuori una Draco dai pantaloni e subito apre il fuoco, colpendo le due persone con cui si era sentito in precedenza, una sul sedere e una sul fianco. Questa cosa diventerà virale e in questa tentata rapina, dopo aver aperto il fuoco, Pooh prende di fretta le Jordan e i narcotici e cerca di scappare, ma mentre lo fa una borsa Louis Vuitton gli cade dalla macchina e pensate, verrà scoperto che questa borsa conteneva $40,000 in contanti. Ma ancora prima che la polizia potesse rintracciarlo, era già scappato su un jet privato andando in un altro stato. Ed è importante soprattutto come in tutto questo lui usasse la Shiesty Mask, ossia il passamontagna. Fu proprio questo ad impedire alle forze dell'ordine per tantissimo tempo di poter provare l'identità del soggetto che ha sparato, e Pooh è stato costretto ad autosnicciarsi, sostanzialmente dicendo di essere lui, appunto, il soggetto mascherato. E questa storia finalmente, quindi la prima causa Pooh deve affrontare, è giunta al termine. Infatti con l'ultimo processo sono stati decretati 8 anni di detenzione, che da un lato è una vera e propria benedizione, visto che per aver usato un'arma da fuoco illecitamente si possono prendere fino a 20 oppure 30 anni. Il problema però è che questa non è l'unica accusa contro cui Pooh ha dovuto lottare. Infatti l'altra si rifà ad un concerto in cui si esibì al King of Diamonds, uno strip club a Miami, a gennaio del 2021. Appunto Shiesty aveva le tasche piene dei suoi skinny jeans di soldi completamente full, e chiaramente non è passato inosservato sia agli occhi dei fan che agli occhi degli ops fra la folla. E una volta finito il concerto, nel club, mentre camminava, qualcuno gli ha rubato i soldi dalle tasche per poi iniziare a correre, ovviamente seguito dallo stesso Pooh. Ma poco tempo dopo non si sente più niente
niente, solo colpi di arma da fuoco fuori dal locale e panico generale. I testimoni sosterrebbero che Shiesty avrebbe iniziato a litigare con una delle guardie del club per poi appunto aprire il fuoco contro di lui, contro questo buttafuori, e lasciare l'arma ad un amico per poi scappare. Il buttafuori avrebbe quindi deciso di sporgere denuncia per uso illecito di arma da fuoco, essendo anche stato colpito ad una caviglia, ma a quanto pare, recentemente, e questa è una cosa super positiva per il caso Shiesty, recentemente questo bodyguard avrebbe fatto cadere le accuse precedentemente sporte contro Pooh, dicendo di non voler essere lui a rovinare la carriera di questo rapper talentuoso e soprattutto giovanissimo, sostenendo in più di non ricordare se Shiesty abbia usato o no l'arma contro di lui, sia per la situazione agitata, sia per colpa dei paramedici che gli avrebbero somministrato una pillola antidolorifica che gli avrebbe fatto perdere la memoria, in sostanza, e quindi si deve ancora vedere come andrà avanti, deve ancora concludere, però sicuramente il fatto che abbia preso solo, fra moltissime virgolette, solo 8 anni nello scorso processo fa ben sperare. In più poi è uscita la notizia che Pooh si sia provato ad uccidere, che però praticamente è stata completamente smentita. Infatti erano usciti dei filmati in cui Pooh era in tribunale con questa tuta chiamata Turtle Vest e le manette ai posti, tuta che viene data ai detenuti con atteggiamenti suicidi. Però le vere cause per cui lui indossasse questa Turtle Vest potrebbero essere tantissime, fra cui banalmente aver chiesto questo giubbotto dicendo di essere suicida, perché basta richiederlo, forse proprio sotto suggerimento dell'avvocato stesso, quindi non sappiamo poi bene quali siano le cause. E per ora la testimonianza più recente è questa foto di Pooh con i suoi compagni di cella, non abbiamo e non sappiamo molto altro. Quindi diciamo che questo più o meno è tutto quello che si sa. Il suo avvocato comunque è una persona molto competente, ha collaborato in precedenza con Korak, Rodman, Dennis Rodman nelle Choppa, attualmente sta lavorando al caso YNW Melly e Bradford Cohen, quindi piuttosto famoso e soprattutto quindi molto competente, e quindi per fortuna non rischia più di passare la vita in carcere, per quanto la situazione non sia buona, perché 8 anni sono tanti, fanno comunque ben sperare. Quindi raga, diciamo che questo era Pooh Shiesty, con un'idea della sua storia, la sua musica, i suoi beef da ragazzo, i suoi problemi con la legge, e diciamo che spero che vi sia piaciuto, innanzitutto spero che questo format, questo tipo di format un po' così, secondo me è molto più comodo e molto più serio, vi piaccia. Io vi ringrazio per l'attenzione, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se ascoltate Pooh Shiesty, se aspettate che stia uscendo, oppure se non ve ne frega proprio un cazzo e magari l'avete scoperto oggi con questo video. Se avete altre storie o aneddoti in merito, ovviamente scrivetele nei commenti, perché metto in alto quelli più interessanti. E raga, io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione, vi saluto, bella raga.